Queridos irmãos, queridas irmãs, cari fratelli, care sorelle, benvenuti ad un altro tutorial dell'alimento quotidiano. Siamo oggi nella serie Allora verrà la fine, di cui siamo nella seconda settimana, volume 2. Il tema del libro è le lezioni necessarie per l'edificazione della Chiesa. E questa settimana 2 abbiamo il tema la trasfigurazione di Gesù, in cui arriviamo al capitolo 17 di Matteo. E nel giorno di lunedì e martedì abbiamo già un riassunto dei messaggi precedenti, e nel giorno di mercoledì una spiegazione corta dell'incarico che ha generato. Il tema di questa conferenza è la figura di questa conferenza, ciò che abbiamo sentito, e poi dal mercoledì entriamo nel capitolo 17 di Matteo, nel tema del messaggio di questa settimana. Allora, intanto parliamo subitamente lunedì e martedì, che si parla ancora che nei primi capitoli, 15 capitoli di Matteo 16, di Matteo, c'è il re del regno dei cieli, guadagna molte persone e stabilisce un modello per noi oggi, il Signore Gesù, quando guarda questa terra piena di caos, installata dal governo di Satana, il governo non legittimo, ma Gesù è venuto come il re del regno dei cieli, per portare portare vita a tutti quelli che hanno creduto nel suo parlare. Tutti questi hanno la sua vita portata un'altra volta sotto il capo del regno di Dio. Lui è andato di città in città, di comune in comune, di via per via, raggiungendo le persone, e questo modello di non stare fermo, non stare chiuso a casa, non era chiuso a studiare, no, lui andava alle persone, Gesù guardava le persone, guardando le persone aveva compassione, lui guardò le folle e ebbe compassione. Allora erano afflitte e sembravano come pecore senza pastore, ma il Signore Gesù vide i suoi discepoli e chiese loro di chiedessero al Signore di inviare più lavoratori. E oggi, fratelli, il Signore ci ha chiamato affinché il regno di Dio venga alla terra per la predicazione del Vangelo. Alleluia. Il regno di Dio deve essere fatto da noi mediante pregare per le persone, per le strade, pregare per le persone ovunque andiamo, portiamo la parola di Dio a loro. La parola che è nei libri, la parola che noi mangiamo, di cui ci alimentiamo, l'alimento quotidiano, per aiutare le persone a entrare nel regno di Dio. E il Signore ci chiamò per questo. Il Signore Gesù ha sofferto l'opposizione dei religiosi, anche di Giovanni il Battista, che iniziò molto bene, preparando la via per il Signore, ma si afferrò ai suoi discepoli, a quelli che lo seguivano, e dubitò dell'autorità di Gesù e non lo ha seguito. Quando battizzò il Signore Gesù, da quel momento in poi dovrebbe seguire quell'agnello di Dio, perché lui ha dato questa testimonianza che il Signore Gesù era sì il Cristo, era colui che doveva venire. Lui doveva seguire il Signore, ma non lo seguì, e alla fine dubitò, e avendo una fine tragica. Ma grazie al Signore che lui ci chiamò per avere il regno dei cieli, per seguirlo ovunque andiamo. Noi siamo questi seguaci dell'agnello, e quando arriviamo a Matteo 16, come abbiamo visto nei primi messaggi, nel libro 1 di questa serie, ancora nel messaggio precedente, Matteo 16, noi vediamo che il Signore cambia il suo scopo
Lì c'è la rivelazione di Cristo come figlio come il figlio del Dio vivente, quello Gesù che camminava con i discepoli. Lui era in verità il Cristo, il figlio del Dio vivente, colui che aveva per sé una incombenza, che era generare la sua Chiesa, e il Signore Gesù rivelò a Pietro e a loro che erano con loro. Con lui, il suo mistero era la Chiesa. Lui lasciò molto chiaro che il suo scopo era l'edificazione della Chiesa. Tutti quelli che ricevono il Signore, che seguono il Signore, sono materiali per l'edificazione della Chiesa. Loro, adesso, che seguivano il Signore, dovevano essere edificati. Questa è una grande luce per noi, fratelli. Ci fa vedere che il compito del Signore è l'edificazione della Chiesa. Questa è anche la nostra missione, cooperare con il Signore affinché quest'opera di edificazione sia conclusa. Alleluia! La Chiesa edificata vince le porte dell'inferno, dell'Hades. La Chiesa edificata ha potenza per esistere contro le porte dell'Hades. Noi come persone, come individui, possiamo amare il Signore, cercare la parola, ma se siamo noi, come individuo soltanto, non potremo vincere l'impero delle tenebre. Ma quando siamo edificati, quando siamo una chiesa, la chiesa, la casa di Dio, noi siamo edificati dal Signore e vinciamo le porte dell'inferno. Le porte dell'inferno non ci possono crollare, non possono vincerci, perché la Chiesa è edificata e affinché questa sia edificata, ho bisogno che ogni base che Satana ha in noi devono essere rimosse. Il nemico di Dio ha alcuno spazio in noi, lui trova dei buchi in noi, quando vedi questo, semina l'invidia, la gelosia, l'insoddisfazione, critiche contro i fratelli che vanno avanti, l'amicizia, divisione, tutto ciò, fratelli, sono basi, sono cose che il Signore trova in noi per vietare l'edificazione della Chiesa. Fratelli, per questo il Signore ci chiamò per edificare, affinché Lui possa lavorare in noi, affinché Lui possa condurci a rinnegare noi stessi, a prendere la nostra croce e perseguirlo. Cari fratelli, care sorelle, questi messaggi che abbiamo visto nel primo libro, questi sei primi messaggi, fratelli, devono toccare il nostro cuore, devono cambiare il nostro cuore. Praticati da noi, illuminati da noi. Il nostro scopo deve essere l'edificazione della Chiesa. Sì, dobbiamo predicare il Vangelo, dobbiamo continuare guadagnando le persone e grazie al Signore Lui ci ha dato tanti strumenti per questo, ti ha dato tanti modi per predicare il Vangelo. Noi dobbiamo conoscere il cuore del Signore e questo è l'edificazione della Chiesa. Fratelli, tutto ciò che facciamo deve essere per l'edificazione della Chiesa. E tutto ha a che fare con la figura di questa serie dell'alimento quotidiano. Si trova qui, indietro a me, e c'è qui questo cavaliere del cavallo bianco del Vangelo di Matteo. E continuiamo a vedere in questa serie. Lui aveva soltanto un elmo, ma adesso lui ha una corona. E questa corona, fratelli, rappresenta i vincitori, quelli che regneranno con il Signore. Questi vincitori, fratelli, e loro hanno parte nella vittoria del Signore. E è la stessa corona usata nella figura dell'Istituto Vida para Todos. E vediamo questo, è che l'istituto è stato creato nel 2014 con lo
l'obiettivo di coordinare, di aggiustare gli strumenti dell'opera del Signore. Ma cosa è l'opera del Signore? Abbiamo dei versetti come Atti 13, abbiamo la chiamata degli apostoli Barnaba e Saulo, e dice lì che servendo loro, mentre si celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Barnaba e Saulo vivevano la vita della Chiesa di Antiochia, servendo il Signore, digiunando, ma in un certo momento lo Spirito Santo separò loro per l'opera che li aveva chiamato. Cosa è l'opera del Signore? L'Apostolo Paolo più tardi spiegò in Efesini capitolo 4, 12, ci mostra che Lui è concesso, lui che ha dato alcuni per apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Questo è il versetto 11, versetto 12, dice: perché ha dato queste persone alla Chiesa? Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Nella versione King James dice: per l'opera del suo ministero, che è l'edificazione del corpo di Cristo. Alleluia. Allora, cos'è l'opera del ministero? Cos'è l'opera del Signore? È l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi, fratelli, il Signore ci ha fatto la Chiesa. E alla Chiesa ha dato degli uomini per perfezionare i santi per l'edificazione del corpo di Cristo. Questo è lo scopo del Signore Gesù. Lui è venuto per generare la Chiesa e con la missione chiara di edificare la sua Chiesa. Ma adesso lui è morto, risorto, acceso in cielo, diventato lo Spirito che dà vita, che vivifica e oggi lavora dentro di noi nella Chiesa, per adempiere l'opera del ministero, che è l'edificazione del corpo di Cristo. Lui usa tanto i fratelli quanto le sorelle, tanti tipi di fratelli, per aiutare nella sua edificazione, per fare la sua edificazione. Per questo abbiamo tanti strumenti affinché questa edificazione possa succedere. E metteremo qua un diagramma nella pagina 29 che ci fa vedere i diversi punti dell'opera del Signore, vedendo l'opera del Signore di modo intero, sempre connessa, collegata, con un obiettivo chiaro. Il primo strumento è il CEPEV, il CEAP, questo chi non conosce, è il nostro centro per perfezionare i missionari, centro di perfezionamento per la predicazione del Vangelo. Il Signore sta formando molti colportori e questi colportori sono quelli che portano il Vangelo alle persone. E abbiamo, oltre al CEAP, abbiamo l'editore Alvori Davido, Albero della Vita, che pubblica i libri meravigliosi che, con la parola che il Signore sta parlando alla Chiesa, come l'alimento quotidiano, è fatto dall'editore Alvori Davido. Perché? Per portare la parola profetica del Signore per l'edificazione del corpo di Cristo. Un altro strumento è il colportaggio. Questi colportori creati nel CEPEV hanno la missione di condurre molte persone, di condurre molte persone a essere connesse con Dio. Mediante questa parola trovata nei libri, loro pregano per le persone, passando i libri, trasmettendo i libri affinché queste persone siano preparate per essere parte nella Chiesa. E c'è anche il bucafè. Il bucafè è una sfera adeguata, attrattiva, dove le persone possono prendere un caffè e curate, pascolate e portate al regno di Dio. Questo è un strumento meraviglioso che il Signore ci ha dato come una grande via per portare le persone. Pure c'è la comunicazione dell'Istituto Vita per Para todos,
nell'istituto la parola di Dio, il Signore ci ha portato a te come questo video. Questo è il canale Istituto Vida para Todos. Ti sei già iscritto? Hai già condiviso? L'ho già condiviso le altre pubblicazioni. Metti qua un commento, dai un mi piace, che affinché la parola l'istituto possa raggiungere più persone. C'è anche la trasmissione ogni domenica che ci arriva mediante la comunicazione dell'Istituto Vida para Todos, un strumento meraviglioso. E durante la pandemia questo è stato importantissimo per portare la parola di Dio e la cura della parola dalla direzione del Signore a noi. Grazie a Dio per questa opera dell'Istituto, c'è pure il 288, 268 che è la parola cantata, siamo edificati, e per ultimo c'è l'Expo Libro, cioè che è questo progetto meraviglioso che è stato riattivato che dagli anni 90 c'erano quelli pullman, quelli bus che era trasformati per mostrare i libri, ma il Signore Gesù ha rinnovato adesso e i libri sono portati mediante questi container in tante città per aiutare le persone a guadagnare la parola del Signore finché abbiano il contatto con i libri, svegliando la passione per la lettura alle persone, aiutando a conoscere la parola del Signore. E qui in questo diagramma abbiamo tutto questo coordinato per l'opera del Signore, opera del Signore nell'Istituto Vida para Todos, ma questo non è per l'istituto. Tutto questo, fratelli, vengono coordinate e versate al corpo di Cristo, alla vita della Chiesa. Tutti questi strumenti sono per edificare la Chiesa, e questa edificazione della Chiesa produrrà i vincitori, perché affinché questi abbiano la corona. Tutti questi strumenti insieme fanno i vincitori, la corona dei vincitori. Il Signore sta producendo, ci sta producendo, non è un grande numero, ma è come dice in Luca 12. Noi siamo il piccolo gregge di cui il Signore è piaciuto dare il suo regno. Noi siamo la Chiesa in Filadelfia, non rinneghiamo il suo nome e abbiamo la sua parola. Loro, in Apocalisse 3, loro danno valore alla parola del Signore, fanno riverenza, hanno riverenza per la parola del Signore, sono poveri di spirito, invocano nel nome del Signore, è uno spirito semplice. Alla fine, fratelli, questi vincitori saranno la sposa virtuosa di Cristo. Non è una sposa. Questa è una sposa che ha a che fare con gli affari del suo marito. E oggi noi viviamo con i negozi di Dio, che è l'edificazione della Chiesa. Il negozio di Dio è produrre persone sotto il suo governo, il suo regno, pieno della sua vita in natura. Questo è il negozio di Dio, che molte persone devono ricevere più della parola del Signore attraverso la vita e la natura di Dio, essendo edificati nella Chiesa, affinché Dio possa avere il suo riposo, la sua abitazione. Alleluia! Questo è il nostro negozio. Non siamo della teoria, non ascoltiamo la parola del Signore per argomentare, no, quando riceviamo la parola vogliamo metterla in pratica subito, portandola a altre persone, come la potenza di Dio per le persone. Questi sono gli vincitori, quelli che regneranno col Signore quando Lui ritornerà. Avremo la corona e arriviamo al giorno di giovedì, entrando nel capitolo 17 di Matteo, dove abbiamo uno scopo chiaro. È interessante vedere, fratelli, che in Matteo 17 inizia con il Signore parlando.
Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte. Loro erano in Cesarea di Filippo, che era già lì nel monte Ermon. Non hanno ricevuto la rivelazione di Cristo e la Chiesa, ma adesso avevano bisogno di qualcosa in più, e questi tre rappresentano soltanto il 25% di tutti quelli discepoli chiamati, gli 12 apostoli chiamati. Da questi tre sono stati chiamati per ricevere una rivelazione in più, ma non era nel basso, ma era necessario salire a un alto monte dove il Signore vuole portarci, fratelli. Questa settimana il Signore vuole portarti in questa lettura del Lemendiario a salire in un alto monte per guardare di sopra una cosa più grande. Dal piede del monte si può vedere Cristo e la Chiesa, ma nell'alto monte il Signore è stato trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Questa descrizione è difficile, perché come descrivere il Signore? Ma ciò che il Signore Gesù apparve nella sua gloria, loro videro una manifestazione del regno dei cieli. Videro la potenza di Dio, la manifestazione della sua gloria. Questa rivelazione, fratelli, è meravigliosa, e questo era necessario affinché questi discepoli potessero avere la perseveranza necessaria per concludere l'opera dell'edificazione della Chiesa. Fratelli, sorelle, per perseverare non basta avere la visione di Cristo e della Chiesa. Per perseverare fino alla fine dell'edificazione della Chiesa è necessario avere una rivelazione più grande, è necessario vedere il Signore nella sua gloria, la manifestazione del suo regno. Prima di morire, loro videro il Signore nella sua gloria, e nel finale del capitolo 16, versetto 27, il Signore disse: perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. E il Signore disse: in verità vi dico che alcuni di coloro che qui sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Loro sono già morti? Ma come hanno visto questo? Loro hanno visto nel monte della trasfigurazione, nell'alto monte, loro videro il Signore nella sua gloria, nel suo regno. Fratelli, quando il Signore tornerà nel suo regno, lui tornerà con la ricompensa. Non verrà come salvatore soltanto, ma non soltanto come umile servo per salvare gli uomini. Per vedere il Signore in questo modo è molto difficile. Non è difficile, tutti quelli che riceveranno il Signore possono vedere in questo modo, guarendo le infermità, salvando la loro vita. Ma è necessario avere una rivelazione più grande, perseverare fino alla fine dell'edificazione della Chiesa. Per questo è necessario salire all'alto monte, vedendo il Signore nel suo regno, vedere il regno, la gloria del Signore. Questo impressionò molto Pietro, Giacomo e Giovanni, e di modo che Pietro più tardi nella sua lettera menzionò questa esperienza in 2 Pietro capitolo 1, ma vediamo già nel giorno di venerdì nell'elemento quotidiano che lui è stato impressionato, di modo che l'ha scritto questo. Questi tre discepoli, loro erano i leader. Chi sono i leader oggi? Non sono quelli che hanno più sapienza, ma quelli che hanno, come in Apocalisse, la guida, sono quelli messaggeri delle chiese. Quelli che valutano la parola del Signore, quelli che ricevono la parola di chi Dio ha dato loro, sono quelli che cooperano come vincitori nell'edificazione della Chiesa, affinché la Chiesa sia edificata. Fratelli, io e tu
possiamo essere vincitori, siamo stati chiamati per salire all'alto monte, per avere questa rivelazione della gloria del Signore, del suo regno e della sua maestà. Capitolo 1, Fratelli, in 2 Pietro 1, Pietro mostrò questa esperienza, lui ha scritto questo, dal 16 al 19 dice, infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza della venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Loro, fratelli, videro con i propri occhi questa parola, testimoni oculari, è ipotesi, cioè colui che conosce un mistero, qualcosa molto misterioso, fratelli. Il Signore nella sua gloria è una cosa misteriosa. La potere e la venuta del nostro Signore Gesù è un mistero che Lui vuole rivelarci, che noi dobbiamo conoscere per capire. Che noi dobbiamo vedere il Signore nella sua gloria e questo cambierà ogni cosa. Quando vediamo il Signore nella sua venuta, nella manifestazione del suo regno, quando vedremo la sua potenza, la sua maestà, fratelli, la nostra vita cambia, il nostro servizio cambia per completo. La nostra convinzione pure, fratelli, sorelle, in questa settimana non vediamo questo messaggio come dottrina, come insegnamento, ma che il Signore ci mostri, Signore. Illumina gli occhi del mio cuore che io possa vedere la tua gloria. Fammi vedere nel tuo regno. Io voglio essere cambiato nella mia vita, nel mio servizio a te, nella mia perseveranza. Io non voglio avere una perseveranza piccola che può fallire, ma voglio andare fino alla fine. Per questo, Signore, illumina gli occhi del mio cuore. Mostrami la tua gloria, la tua maestà. Io voglio perseverare fino alla fine dell'edificazione della Chiesa, voglio cooperare con te fino alla fine dell'edificazione, fino a finire la tua opera. Oh Signore Gesù, fratelli, che possiamo avere questo cuore, questo desiderio, questa preghiera, così come Pietro è stato molto impattato, vogliamo essere impattati, cambiati da questa rivelazione. E nel sabato vediamo come l'Apostolo Giovanni è anche stato toccato, è scritto nel suo Vangelo, Giovanni 1,14, lui dice, il Verbo si è fatto carne, gli abitò pieno, e dice, lui è abitato per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Quando ha visto? Quando nel monte Ermon, il Signore le chiamò, non soltanto a vedere la trasfigurazione e la forma del Signore, ma lui vide la propria gloria del Signore. Lui vide la propria gloria, la maestà del Signore, fratelli, sorelle, che il Signore possa darci questa rivelazione in questi giorni e questo possa governare il nostro servizio, possa governare il nostro vivere. Cambiare il modo con cui vediamo le cose, il mondo perderà il suo colore, il suo sapore, tutto ciò che abbiamo non è lo combattere il mondo, non scappare dalle cose del mondo, ciò che abbiamo bisogno è chiedere al Signore, che il Signore ci dia rivelazione della sua potenza, della sua venuta, della sua gloria, affinché ogni altra cosa possa sparire e che possiamo ascoltare soltanto la voce del Signore, che Lui ci dia questa rivelazione, come in 1 Giovanni 3, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Dai, fratelli. Il mondo non ha conosciuto il Signore perché Lui era il Dio della gloria. Lui era pieno di gloria. Ma Giovanni vide, ebbe questa rivelazione e non soltanto questo.
oltre a vederlo nella sua gloria, vide che il Signore ci sta conducendo a essere come Lui. Alleluia. Quando Lui, sappiamo che quando Ele sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Ele è. Amen. Noi saremo come Ele è. Vedremo come Ele è. Fratelli e sorelle, che questa visione, il fatto di cui siamo figli di Dio, siamo condotti a diventare come Ele è, avere la vita di Dio, la natura di Dio, lavorate dentro di noi. E diventeremo come Egli è. Non è meraviglioso, fratelli? Questo è tremendo, questo è grandissimo, cambia la nostra vita. L'amore di Dio viene lavorato in noi, in prima Giovanni 4, versetto 9. Noi possiamo vedere un po' più di questo. La sua lavorare in noi ha tutto a che fare con l'amore di Dio. E l'amore di Dio è che Dio si donò a tutti noi. Lui diede il suo figlio unigenito, che è lui stesso, affinché chiunque crede non perisca, ma abbia la vita eterna. 4,9 dice: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito del mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimo, dobbiamo anche noi dobbiamo amarci gli uni agli altri. Abbiamo visto la gloria del Signore, riempiti del Signore, e questo amore di Dio ci porta a amare i fratelli, amare gli uni agli altri. Questo amore che produrrà l'edificazione della casa di Dio. Questo amore deve essere perfezionato in noi. Questo perfezionato nel greco, che è teleo, che questo teleo, fratelli, è per finire, per completare la sua edificazione. L'amore di Dio completerà l'edificazione della sua casa, l'edificazione della chiesa. Se ci apriamo al Signore, lasciamo che Lui possa lavorare in noi. Ogni cosa del nostro vecchio uomo sarà eliminato, sarà cancellato. Quando serviamo con i fratelli, siamo messi in questa edificazione. Fratelli, siamo disposti ad essere edificati in amore? Questo Signore sta facendo in noi. Piano piano, il Signore sta rimuovendo queste barriere, queste cose, queste basi che i fratelli. Questi buchi che Satana ha dentro di noi, e quando l'edificazione di Dio sarà completa, lui avrà la sua gloria completamente espressa in noi, mostrata da noi, e avremo la sua gloria e il Signore potrà ritornare. La gloria di Dio potrà riempire tutta la casa. Nell'Antico Testamento, quando il Tempio è stato costruito, la gloria di Dio riempì la casa. In Ageo 9, 2, 9 ci fa vedere che la gloria del secondo tempio sarebbe più grande del primo. Perché? Perché lui mostrava l'edificazione della chiesa, la gloria che deve essere rivelata nella chiesa più grande, che è la gloria dell'Antico Testamento. Perché? Perché abbiamo la realtà di questo Dio manifestato nel suo regno. Alleluia, fratelli. Il Signore Gesù oggi ci sta portando a avere la rivelazione della sua gloria, che non è soltanto una luce, ma la gloria di Dio ha una forza, ha un'operazione. In Colossesi capitolo 1, 1, 3, 16, scusi, no, dice che noi siamo Efesini 3, 16, dice che
questa opera efficacemente in noi. La sua gloria ha una forza che può trasformarci, che può rimuovere ogni impurità, ogni cosa negativa. Ogni cosa viene rimossa e siamo edificati, come dice Efesini, edificati in amore. L'edificazione della Chiesa succede in amore e alla fine la gloria di Dio ci trasformerà affinché noi saremo pieni dell'amore di Dio. In 1 Corinzi 3, finendo questa settimana, questo versetto ci dall'8 fino al 13 ci fa vedere che l'amore è perfetto. Non avremo bisogno di profezie, capitolo 13, scusi. No, avremo bisogno della speranza, della fede, ma avremo bisogno, rimanerà l'amore che è la completa edificazione in noi, con riguardo all'edificazione della Chiesa, porterà l'amore perfetto, ci introdurrà nella gloria di Dio, ci introdurrà nell'amore. Alleluia, che il Signore ci possa condurre a questo. Tutto questo inizia avendo la rivelazione del Signore nella sua gloria, nella sua maestà, nella sua venuta. Che il Signore ci dia rivelazioni questa settimana, che la nostra vita possa cambiare, il nostro servizio possa cambiare, la perseveranza possa cambiare, perché abbiamo visto il Signore nella manifestazione del suo regno. Gesù è il Signore.